Questo video vale per altri 20 anni almeno. Il prossimo che mi dice che l'email marketing è morto, voilà, lo meno. Se cominciassi oggi sul web, con tutto il caos che c'è là fuori, credo che prima di tutto ordinerei un mojito doppio, se esiste il mojito doppio. E poi, visto che reggo l'alcol praticamente meno di zero, anche una tisanina per andare a dormire. Da quando ho lanciato Biz Academy, questa è una delle domande che ricevo più spesso. Cosa farei se ricominciassi oggi sul web? Nonostante il caos e il rumore là fuori, le possibilità sembrano aumentate. Le cose che farei oggi se partissi da zero sono in realtà esattamente le stesse che avrei fatto 7 anni fa. E in particolar modo ci sono 3 cose da non dimenticare mai. La prima, qualunque piattaforma scegli di utilizzare, parlo di piattaforme social, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, non focalizzarti mai su una strategia social al fine a se stessa. Puoi crearti gruppi di followers, fans o iscritti di 1 milione di persone, ma se dall'oggi al domani l'algoritmo della piattaforma cambia, quelle persone diventano del tutto irraggiungibili dopo che tu hai speso un sacco di tempo e sicuramente anche denaro per riuscire a crearti questo gruppo. Quindi, qualunque piattaforma social tu decida di utilizzare, ricorda di indirizzare sempre le persone al tuo sito web o al tuo blog, così da crearti una lista di iscritti a cui poter mandare le tue email. Non solo l'email marketing non è morto, come tanti continuano a dire là fuori, ma è ancora il modo più efficace per crescere un business, oltre che un brand, di successo sul web. Non ti sto dicendo di ignorare i social, sarebbe assolutamente controproducente. La maggior parte della conversazione ormai avviene lì, le persone trascorrono il loro tempo sui social, ore e ore e ore, ore al giorno. Ma una volta che hai pubblicato il tuo post su Facebook e il tuo video su YouTube, ricorda sempre di invitarle a raggiungerti sul tuo sito web, dove puoi ricontattarle proponendo loro il tuo prodotto o il tuo servizio. Regola numero 2, non cercare di essere dappertutto. Sarebbe un po' come andare in Cina parlando l'italiano. Noi italiani saremo in grado di fare anche questo, però probabilmente non andremo molto lontano. Ogni social media parla una lingua a sé, ok? Anche se ci sono delle similitudini. Quindi scegli una piattaforma, massimo 2, e concentrati almeno 3 mesi su quella piattaforma. È così facile, no? Pensare che YouTube non funziona, Facebook non funziona, Instagram adesso ha cambiato algoritmo. Chi se ne frega dell'algoritmo? Concentrati a dare il meglio che puoi alle persone che ti seguono, che siano 10, 100.000 o 1 milione. Sarà quello che fa la differenza e non l'algoritmo che cambia domani mattina. E vuoi sapere perché? Chi ti segue e vuole seguirti ti viene a cercare anche se l'algoritmo ha deciso di farti sparire. Scegli la piattaforma dove puoi garantire la tua presenza costante senza impazzire. Terza e ultima regola da non dimenticare mai: non cercare di essere perfetto prima di buttarti nell'arena. Buttati, nulla che non esista già può essere perfezionato, quindi crealo, lancialo e poi vedi e raccogli feedback e migliora in base a quei feedback. Ricordo ancora il mio primo corso sulla SEO, era registrato col mio PC con una serie di slide fatte in PowerPoint, c'era il mio cane che abbaiava in sottofondo. Nonostante questo, le persone hanno apprezzato in maniera incredibile il valore che avevo dato in quel corso. Purtroppo quel corso non funziona più perché la SEO è cambiata molto e effettivamente chi l'ha acquistato, cane o no, che abbaiava in sottofondo, ha raggiunto i risultati che io avevo promesso. Voilà! Quindi queste sono le 3 regole d'oro che seguirei oggi se cominciassi da zero e che in realtà continuo a seguire anche adesso che ho cresciuto diversi progetti di successo sul web. Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Quale di queste 3 regole è quella che non stai seguendo in questo momento e che potrebbe finalmente sbloccarti? Se non hai voglia di lasciarmi un commento perché sei pigro, almeno un thumb up, un pollice verso l'alto, un mi piace qui sotto il video, perché questo mi farà capire se questa tipologia di video e questa tipologia di contenuti può davvero aiutarti ed esserti utile. Noi ci vediamo al prossimo Ceci Weekly. Muah.